Jingle bell, 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 ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Oggi vi voglio parlare di un argomento molto molto, almeno per quanto mi riguarda, interessante. L'argomento è prime rughe. Come prime rughe intendo sia le appunto prime vere rughette di invecchiamento, sia le rughette di espressione. Terribili. Dovete sapere che sono molto molto fissata con l'aspetto della mia pelle e sto iniziando ad utilizzare già da un annetto, anche se solamente 23 anni, alcuni prodottini anti-aging, però totalmente bio. Evito di utilizzare roba siliconica anti-aging che alla fine col passare del tempo non fa altro che creare l'effetto contrario, raddoppia le rughe e tutto quanto. Ma soprattutto sono fissatissima con le rughe di espressione. Non so se avete notato, ma penso che si noti. Qui ho delle belle rughe di espressione perché faccio sempre così. Quindi qui io ho già a 23 anni delle fosse praticamente. Per colpa del mio modo di parlare, di non gesticolare, però quando parlo sono molto, muovo molto il viso perché penso che si capisca meglio quello che voglio dire, non lo so. Comunque, e oggi voglio parlarvi di due cosine. Una ricettina che ho trovato su internet, che però vedrete alla fine del video che proveremo insieme, è proprio per le rughe di espressione. Invece ora voglio parlarvi di due prodottini che mi sono arrivati dall'azienda Timeless Skincare e sto parlando di questi due prodottini. Cosa ci sarà mai in questi scatolini? Sono praticamente dei sieri anti-età naturali che non costano molto. Io ora ci tengo a farvi una descrizione molto dettagliata in base a quello che ho letto sul loro sito. Tutti i loro sieri sono ricchissimi di ingredienti presenti in natura che servono per nutrire e curare la pelle stanca e stressata. Per esempio, il loro Matrix Seal 3000 è un potenziatore di collagene e serve, diciamo, per ripristinare e calmare la pelle che ne ha bisogno. Oppure, ancora ora vi leggo qui perché mi sono appuntata delle cose, invece il Matrix Seal contiene i polipeptidi, penso si pronunci così questa parola. Praticamente sono delle sostanze che stimolano la pelle a produrre il proprio collagene, l'acido ialuronico. Appunto, questo fucsia è il loro Matrix Seal 3000 con l'aggiunta di acido ialuronico. Invece questo qui è il Coenzyme Q10 con l'aggiunta di Matrix Seal 3000 e acido ialuronico. Le boccettine sono queste qui e io le adoro. Sono in vetro e hanno il contagocce. Ogni flaconcino contiene 30 ml di prodotto e tutti i sieri hanno un PAO di 24 mesi, quindi 2 anni. Quindi non vi spiego cos'è il Matrix Seal 3000 perché ve l'ho già anticipato, però comunque questo qui, questo siero si asciuga veramente veramente facilmente, pur essendo molto ricco. Non è olioso, ma soprattutto è senza parabeni e cruelty free. Invece per quanto riguarda il Coenzyme Q10, stimola le cellule della pelle in modo da mantenerla sempre fresca. Questa parolona, questo Coenzyme Q10, che cosa è? Praticamente è presente in tutte le pelli giovani, però piano piano col passare dell'età, quindi con l'invecchiamento, diminuisce. Quindi appunto io sto utilizzando questo qui per non far diminuire il mio coenzima, mentre per quanto riguarda questo qui, che è appunto più corposo, lo sto facendo utilizzare a mia mamma che ha superato i 45 anni. L'applicazione è veramente facile, si applica una volta la mattina, una volta la sera, con due o tre gocce. Io applico di solito solamente due gocce perché veramente basta pochissimo. Quindi appunto, ritornando al discorso di prima, 30 ml, ma appunto essendoci il contagocce e col fatto che bastano veramente da due o tre gocce, vi dura tantissimo. Sul sito ovviamente non sono presenti solamente questi sieri, ma ci sono altri prodotti come per esempio le creme, degli spray oppure prodotti puri tipo acido ialuronico puro o olio d'argan puro, che sicuramente proverò. Però comunque, per maggiori info io vi lascio il link diretto al sito qui nell'info box, in modo che comunque potete andarlo a visitare. Vi lascio un attimo un piccolo pezzettino di video che ho realizzato per il mio Instagram. Se non mi seguite su Instagram, mi raccomando, seguitemi. Vi faccio vedere l'applicazione del siero che sto utilizzando io e notate bene quanto risulti molto più luminoso il mio viso dopo l'applicazione del siero.
potuto notare c'è un bel po' di differenza. Io lo sto utilizzando più o meno da una settimana / 10 giorni, ma i risultati li sto vedendo effettivamente sulla mia pelle. Vi faccio un esempio: calcolate che ogni qualvolta io ho il ciclo, quindi anzi nel preciclo, la mia pelle diventa contemporaneamente grassa, ma in questa zona qui e sulla fronte va a screpolarsi. Quindi io in quel periodo non so mai quale prodotto andare ad utilizzare, se utilizzare una crema opacizzante ma che quindi mi renda ancora più visibili le pellicine, oppure andare a utilizzare un prodotto che nutra però che contemporaneamente renda la mia pelle ancora più grassa. Questo mese fortunatamente sono arrivati questi prodottini proprio nel mio preciclo, quindi vi posso dire che questo prodotto è riuscito a nutrire tutta la mia pelle secca senza andare ad accentuare la mia produzione di sebo. Quindi la mia pelle rimaneva luminosa, non secca, ma soprattutto non era oleosa. Diciamo che quindi questo prodotto è adatto a ogni tipo di pelle. Quindi ragazzi e ragazze, io ora vi saluto e vi lascio alla mini video ricetta che proviamo insieme per la prima volta. Un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Hours later. Potete ammirarmi in tutto il mio splendore, sono in pigiamata, senza trucco, con le sopracciglia un po' a occhio, ma comunque avete visto prima la mini ricettina e come avrete notato vi ho inserito un terzo ingrediente all'inizio, cioè il succo di limone, ma mi sono accorta che io a casa non avevo né succo di limone e nemmeno un limone, quindi io appunto non andrò a metterci all'interno il limone. Comunque qui ho il composto e ora lo andiamo appunto a mettere sulla fronte. Però è davvero davvero tanto, quindi secondo me basta la metà degli ingredienti per una fronte. Infatti quello che rimarrà appunto lo farò provare a mia madre. Poi la terremo su 15 minuti e andrò a sciacquare con acqua tiepida e poi a tamponare con un po' di ovatta sulla fronte con acqua alle rose. Ok, la consistenza mi fa un po' schifo. No, c'è gente qua... Possono farsi la maschera altre 10 persone, ve lo dico. Oh mio Dio, ma non è che dovevo eliminare anche tutti questi pezzetti? Che schifo! Ecco, sulle sopra... Ovviamente. Sì. Ok, perfetto. Ma visto che ci siamo, che cosa facciamo? La mettiamo su tutto il viso, dai, anche se le rughe di espressione io ce l'ho solamente sulla fronte, è meglio prevenire che curare. Quindi io intanto vado ad applicare su tutto il viso e ci vediamo tra 15 minuti e sciacquiamo tutto. Ok, allora ho sciacquato la maschera con l'acqua tiepida e ora su un pezzo di cotone vado a mettere l'acqua alle rose che mi è caduta addosso e andiamo tamponare. Allora, devo dire che quando... Ma perché mi arrivano i messaggi ogni qualvolta faccio video? Devo dire, dicevo, che quando ho levato la maschera la pelle era morbidissimissima, cioè anche adesso è morbidissima, però nel senso l'ho sentita molto 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 nutrita. Questa è una maschera che va fatta almeno 2/3 volte a settimana, perché comunque male non fa alla pelle, perché sono, avete visto, ingredienti solamente naturali. È comunque appunto una maschera che va fatta, una maschera trattamento che va fatta nel tempo, ovviamente
facendolo una volta sola i risultati non si vedono. Altra cosa, per eliminare le rughe d'espressione è evitare di gesticolare molto con il viso. Vedete, io continuo, devo stare così. E l'altra cosa che faccio sempre, ma che non bisogna fare, è stare così. Io sto sempre così. Infatti qui ho anche altre rughette, soprattutto quando sono al cellulare, non so perché, ma per concentrarmi di più io faccio così. Non fatelo, ok? Non fatelo. Quindi ragazzi, un bacio, ci vediamo al prossimo video.